Benissimo, vediamo anche questo esercizio, ragazzi, che è più complicato, è forse il più complicato che affrontiamo oggi. Guardate, parentesi, graffa quadra tonda, 2 meno 4 al quadrato per 3 al quadrato, diviso 12 al quadrato, tutto alla sesta, più 9 al quadrato meno 10, chiudi la quadra, diviso 3 al quadrato, quindi la graffa al quadrato, diviso 4 alla seconda. È il numero 15 a pagina 156. Allora, la prima cosa da fare qui, ragazzi, qual è? Quella di osservare, naturalmente, all'interno delle parentesi tonde. Le precedenze sono sempre le stesse. All'interno delle parentesi tonde c'è la possibilità di applicare qualche proprietà della potenza. Sì, guardate questa moltiplicazione, questo prodotto. Questo prodotto è di 4 al quadrato per 3 al quadrato, quindi potenze che hanno lo stesso esponente. Sono sicuro che il mio amico Massimo mi direbbe, però se guardi che c'è anche il quoziente 12. Sì, ma facciamo lentamente prima. Facciamolo lentamente. Perché vedete, anche il 12 al quadrato. Però a me serve di fare prima questo 4 per 3 tutto al quadrato. Quindi che cosa diventa? Diventa tutto uguale, 2 meno 4 al quadrato per 3 al quadrato è 4 per 3 tutto al quadrato. Potenze, vedete, prodotto di potenze che hanno lo stesso esponente. Quindi 12 al quadrato diviso 12 al quadrato. Questo 12 al quadrato salta fuori da questo, 4 per 3. Tutto alla sesta e bla bla bla, come abbiamo visto, cioè praticamente ricopiato. Adesso l'operazione che devo fare naturalmente è questo 12 al quadrato diviso 12 al quadrato. Posso applicare qui il quoziente tra potenze che hanno la stessa base oppure il quoziente di potenze che hanno lo stesso esponente, la stessa cosa. Se io applico il quoziente di potenze che hanno lo stesso esponente, cosa diventa? 12 alla 2 meno 2, cioè 12 alla 0, cioè 1. Se invece applico l'altra proprietà, diventa 12 diviso 12 al quadrato, vedete? E quindi 12 diviso 12, 1 al quadrato. In ogni caso il risultato sarà sempre, di questa divisione qui, sarà sempre 1. Quindi diventa graffa quadra tonda, 2 meno il risultato di questa divisione, abbiamo visto che è 1, applicando o una o l'altra delle proprietà, chiudi alla sesta e riscrivo tutto quanto. Adesso, dentro nella parentesi tonda, ho 2 meno 1 alla sesta, più 9 al quadrato, meno 10, eccetera, eccetera. 2 meno 1, non posso farti nessuna proprietà delle potenze, ma non è inutile farla. 2 meno 1 uguale a 1. 1 elevato alla sesta, ma elevato alla sesta. 1 elevato alla sesta, cosa significa? Significa 1 per 1, per 1, per 1, 6 volte. Ma 1 per 1 per 1 per 1 per tutte le volte che volete è sempre 1. Quindi il risultato 2 meno 1 alla sesta è 1. E riscrivo tutto quanto, più 9 al quadrato, meno 10, eccetera. La domanda che mi devo fare adesso, avendo eliminato la parentesi tonda e avendo la quadra, dico: c'è qualche proprietà delle potenze dentro nella parentesi quadra da applicare? No. Ma dovete accorgervi subito, abbiamo delle somme e delle sottrazioni. Vi ricordo, ragazzi, che le proprietà delle potenze vanno applicate solo ed esclusivamente quando abbiamo prodotti moltipliche, quozienti divisioni, potenze di potenze, punto. In questo caso non ho niente di quello che ho detto, quindi devo sviluppare la potenza di 9 al quadrato. Quanto fa 9 al quadrato? 81, quindi scrivo 1 più 81 meno 10 e riscrivo tutto il resto. 1 più 81, 82, meno 10, 72. Quindi scrivo 72, ho tolto tutta la parentesi quadra, qui sono andato un attimino più rapido, vedete, ho fatto tutto quanto. 72 diviso 3 alla seconda e riscrivo tutto quanto. Qui 72 diviso 3 alla seconda, c'è una proprietà della potenza da applicare? Sì, capisco che c'è una divisione, un quoziente, ma non hanno la stessa base, non hanno lo stesso esponente, quindi diventa 72 diviso 9, cioè 3 alla seconda è 9. 72 diviso 9 dentro della parentesi graffa, quindi elevato al quadrato, perché il testo mi diceva così, vedete, diviso 4 alla seconda. Adesso 72 diviso 9, il risultato è 8. 8 al quadrato diviso 4 al quadrato. Qui sì che posso applicare le proprietà delle potenze. Potenze, quoziente tra potenze che hanno lo stesso esponente. Quindi 8 diviso 4 tutto al quadrato. 8 diviso 4 quanto fa? 2.
quadrato uguale a 4. Ed ecco risolta, vedete, con proprietà delle potenze e non la nostra espressione, abbastanza lineare comunque. Ma dovete stare molto attenti, vedete che i calcoli qui, sui calcoli dovete stare molto più concentrati, molto più attenti.